Class che eseguono solo ed esclusivamente pezzi di Ligabue. E allora siamo tutti qui seduti in riva al fosso. Dai là. Siamo pronti per la seconda semifinale, allora vi chiedo un po' di attenzione per applaudire Pirarello, contrada con la coccarda giallo-rossa guidata dal giovane Diego Boscaro, figlio d'arte, il figlio del famoso Fantino Boscaro padre. Poi abbiamo Marcello con la coccarda celeste e marrone, montato da Taimà. Un applauso a Taimà, che è brasiliana di origine, allora passiamo anche un bel ringraziamento. E poi abbiamo la terza contrada del Moro con la coccarda arancio-verde, montata da Lorenzo Zanon. Un grande applauso a tutti e tre. Ale, Taimà, giusto? Taimà, con la N come domodossola. Benissimo. Allora siamo pronti per la seconda manche. Ricordo che solo il vincente e il vincitore di questa prova, che si articola su due giri, sfiderà in finale Croce e Nagy Abu Vasil. Allora, siamo pronti, ragazzi? Voglio sentire un grande applauso prima di dare il via, Tre! Siete pronti voi lì? Allora, non siete pronti? Allora, 45! Siete 44? No. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Partenza vibrante, parte in vantaggio con il giallo-rosso Pirarello, è seguito dal arancio-verde Moro. Semifine Taimà. C'è un ingorgo al semaforo, attenzione! Bisogna trainarli! Allora, hai preso un discreto vantaggio con l'arancio-verde Moro. Moro guidato da Lorenzo Zanon. Vedete che l'asino non è recalcitrante, ma anzi accondiscendente. Segue Taimà. Una lunghezza di vantaggio. Un'incollatura, Incoraggiamo con un grande applauso questo sprint, una gara molto vibrante. Vedete il terzo poverino Pirarello, Diego Boscaro. L'asino non vuole recalcitrante, ma andiamo avanti. Allora, sempre in testa.